Oggi, cari amici, voglio intrattenervi su argomenti di natura etica. Il percorso inizia dall'articolo 53 della Costituzione, che così recita: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. C'è poi l'articolo 2 della Costituzione che recita: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Dopo questi enunciati costituzionali, voglio passare a mostrarvi un'altra cosa. Guardate, queste sono delle lavatrici che servono, come in tutte le case, a lavare il bucato, vestiti, intimi e quant'altro. Da questo voglio passare ad un altro argomento. Ecco qui, questo qui è un filmato da me pubblicato su Facebook. Vedete cosa c'è scritto qui sotto? Connettiti con i tuoi clienti grazie alle inserzioni. Ottieni più reazioni, commenti e condivisioni con un'inserzione come questa. Metti in evidenza il post. Vediamo che succede se io metto in evidenza il post. Quali risultati desideri avere? E ti fanno una serie di proposte. Guardate, con 14 euro io posso avere una copertura stimata dai 782 ai 2259 persone al giorno. Ma come faccio io, se intendo aderire a tutto ciò, a utilizzare questa possibilità? Io ho provato a inserire dei soldi dentro al computer, ma non ci vanno, non c'entrano. E infatti il metodo di pagamento non può essere in contanti. Come potete vedere, occorre una carta di credito. Ora, vedete come funziona la fatturazione? Qui è tutto ben spiegato, la fatturazione su Facebook. Ecco qua. Ora, perché vi dico tutto questo? Detto per un motivo etico. Ci sono delle multinazionali nel settore dell'informazione che, contrariamente a quanto previsto dalla Costituzione, di tutto ciò se ne fregano. Cioè non contribuiscono
per le loro capacità, come recitano quegli articoli che io vi ho precedentemente mostrato. Ecco qua, i giganti del web lasciano quasi asciutto, a becco quasi asciutto, il fisco italiano. Multinazionali, il 40% degli utili va nei paesi, nei paradisi fiscali, e all'Italia mancano 26 miliardi. Torniamo a noi. Ora, che io debba prendere lezioni da uno di questi signori, come Facebook, per aver scritto in un commento «Tirategli l'olio bollente che gli passa la voglia», questo è buono, questo è buono. Ora, ho detto, spesso arrivano delle sollecitazioni che chi è in amicizia non legge, sono dedicate a chi scrive un articolo, a chi mette in circolazione un filmato, per avere maggiore visibilità. Io a questi signori non ho mai dato un euro, ma che dico un euro? Un centesimo. Perché poi vedete che fine fanno. Vanno a finire nei paradisi fiscali. Eppure questi signori si permettono di sindacare il mio operato nella loro rete. E allora, una virgola fuori posto, un commento fuori dai termini, per carità, 3 giorni di castigo. Tirategli l'olio bollente, peraltro neanche ti fanno vedere a quale articolo hai posto questo commento. 7 giorni non puoi pubblicare, non puoi commentare, non puoi fare nulla. Oh, dai, che pulpito che arriva. Sarebbe tanto semplice. Perché, vedete, se io aderisco alla loro richiesta e pago quei 14 euro che vi ho fatto vedere con la mia carta di credito, l'addebito va sul mio conto. Ma l'accredito dove va? E allora, siccome è un pagamento tracciato, ma poi questi articoli di stampa lo testimoniano, si può risalire a questo salmone che va controcorrente. E mentre io su quei 14 euro, io cittadino, dovrei pagare il 30%, il 40%, il 60% se sono una società basata in Italia, di tassazione, questi signori se la cogliono. Magari se ne vanno in Olanda, in Lussemburgo, o nei paradisi fiscali, ma anche quelli sono paradisi fiscali. E poi vengono a sindacare me, che gli ho detto, ho scritto, tirateglielo io bollente. Loro che danno esempi di correttezza istituzionale, etica, queste orsoline vengono a sindacare quello che io scrivo, quello che io pubblico.
E perché la lavanderia, la lavatrice? Perché... Ma... Bisognerebbe avere la possibilità di... Ma questa la Guardia di Finanza lo può fare. Mi fate vedere le vostre uscite. Perché fra i tanti costi ci potrebbe essere qualche consulenza presso una società situata in un paradiso fiscale dietro la quale non ci sono altro che io. E se io sono un mafioso, quello che io mando e quello che mi ritorna sarebbe denaro sporco che entra, denaro pulito che esce. La cosa più classica, la cosa più classica del riciclaggio. Oltre naturalmente a questo bellissimo esempio di evasione fiscale. Non finisce qui, continua per 7 giorni.